si arriva a di quasi 400 persone. Quindi si parte dalla famiglia Mottola, ovviamente. Ci sono tutte le intenzioni di trovare delle tracce significative, peraltro il giudice è stato molto disponibile, ha accolto le richieste della difesa e mie nel voler cercare anche tracce papillari, DNA vegetale. Sono stati fatti i confronti con tutti coloro che a vario titolo potessero aver toccato quei nastri, però non hanno portato a nessuna compatibilità. La stessa inutilità è emersa dagli accertamenti genetici. La procura concluse che sebbene ci fossero dei sospetti sulla famiglia Mottola, su Marco Mottola e sul papà, si richiese l'archiviazione. Non vi è prova dell'ingresso di Serena Mollicone nella caserma di Arci, ma se anche vi fosse la prova, che non c'è, lo dicono i magistrati inquirenti, nulla lascia supporre, ipotizzare, dimostrare che Serena sia morta nella caserma. Ci sentivamo quasi sconfitti, ma eravamo consci che però insomma dovevamo insistere su qualche cosa, perché comunque avevamo capito che c'era un legame importante tra quella caserma e l'omicidio di Serena. Lei ritiene che lo Stato in questo frangente abbia fallito? Sì, ha fallito totalmente. Dovevano essere approfondite determinate cose che non sono state fatte. Allora, nell'appartamento dove è successo il fatto per me, allora, non esiste una porta, non c'è più la porta. La porta dove sicuramente è andata a sbattere la tempia di Serena. Nell'arco dei 20 anni c'è chi ha mollato, c'è chi si è riaffezionato a questo caso, c'è chi non ha mai smesso di lottare e combattere. Tante volte abbiamo sentito dire che lo fa da fare, siete 5, siete 6. Non abbiamo mai smesso di fare queste fiaccolate. Da quando abbiamo appreso la notizia che forse il caso sarebbe stato archiviato, ci siamo organizzati per far sì che questa fiaccolata facesse tanto rumore. Serena è scomparsa il 1 giugno del 2011. Doveva andare a scuola. A scuola non c'è mai andata. Non è più tornata a casa. Dopo 2 giorni di ricerca è stata ritrovata in un boschetto con mani e piedi legati da un nastro. Mi vogliono far credere che non l'ha fatto nessuno, perché il telegiornale dice nessun colpevole per Serena. Avevamo tanta paura che venisse archiviato il caso. Sarebbe stata una sconfitta non per noi, sarebbe stata una sconfitta per Serena. Ricordo che quel giorno Guglielmo nel dolore era felicissimo, anche quando ha parlato, ha visto così tanta gente. Io spero che il GIP, che dovrà decidere sulle indagini o no su Serena, si metta la mano sulla coscienza, faccia finta che Serena sia sua figlia. Gennaio del 2016 il GIP Lanna dispone nuove indagini.
Quasi 9 ore di lavoro, alla ricerca di nuove tracce, anche la più piccola, quella che fino ad ora poteva essere stata considerata ininfluente oppure tralasciata. Alle 18.40 i carabinieri del RIS di Roma e quelli del reparto operativo di Frosinone hanno lasciato la caserma di Arce. Le attenzioni sono state puntate su quell'appartamento della caserma e su quella porta dove, secondo le ipotesi investigative, la studentessa avrebbe battuto la testa. Nel 2008 era stata sequestrata una porta all'interno della caserma che era nei locali di servizio. Questa porta presentava una lesione, un buco, una frattura, uno sfondamento all'altezza di 1,50 m da terra. Quindi subito l'occhio degli investigatori va puntato su Prano e forse però che poteva essere anche destinato ad un uso non dei militari della caserma e anche questo insomma è insospettito, no? Perché spostarla? Ma se la porta fosse stata veramente l'arma del crimine, avrebbe avuto un senso mantenerla per tanti anni? Abbiamo imparato da tutta la letteratura poliziesca, da tutti i telefilm americani, dai film di genere, che la prima cosa di cui si libera l'assassino è l'arma del delitto. Sapevamo appunto di questa lesione. Ci si è generato quella lesione. Venne ipotizzato che Sivone fosse stata spinta violentemente contro la porta e che lì avrebbe sbattuto il sopracciglio sinistro e la zona zigomatica. Disposero una perizia che venne affidata all'Abanoff di Milano, diretto dalla dottoressa Cristina Cattaneo. Allora, la professoressa Cattaneo si è posta proprio di fronte a queste due ipotesi. Come è stata fatta la prova di compatibilità? È stata presa una porta vista per terra, su un pavimento rigido, e è stato fatto calare, all'altezza di 1,80 m, un calco del cranio della povera Serena. Rispetto a questo crash test, cioè a questo test proprio di contatto tra un punto, ha concluso che in realtà la lesione prodotta dal cranio sembrava più compatibile con quella osservabile sulla porta. Che una porta di cartone compensato possa avere in sé la forza di sfondare il cranio di un essere umano, io la vedo un attimo difficile. D'altronde, i consulenti hanno anche evidenziato un'altra discrasia. È vero che la ragazza era alta 1,55 ed è vero che il centro della lesione sulla porta è a 1,54, però è anche vero che la ragazza c'ha una frattura qui all'altezza di 1,46. Oltretutto, sulla porta è stato trovato